buongiorno e bentornati sul canale. Oggi vi parlerò e vi mostrerò Bacus, il robot semiautonomo per le lavorazioni in vigna dell'azienda Vitibot. Andiamo a conoscerlo. Stiamo accompagnando Bacus sulla parcella e, come potete vedere, lo guidiamo come se fosse una sorta di enorme macchinina elettrica. In dotazione abbiamo un telefono per guidare il nostro robot quando non è in modalità autonoma e per lanciare la modalità autonoma, e un bottone di arresto d'urgenza a distanza in caso di necessità. Allora, Bacus è fornito di 6 motori elettrici, 4 che sono al suo interno e che servono per alimentare le ruote che possono muoversi una indipendentemente dall'altra, e altri 2 che servono per alimentare gli intercepti e che gli consentono di lavorare sull'interfila. La sola parte, diciamo, idraulica è quella che fa alzare ed abbassare il porta utensili. Bacus è equipaggiato con le classiche luci di segnalazione avanti e dietro e con 2 girofari. Inoltre Bacus ha 2 telecamere frontali, come potete vedere, che hanno la funzione di identificare eventuali esseri umani sul suo passaggio e di fermarlo qualora vengano visualizzati. Questo è un sistema sostanzialmente di sicurezza che fa in modo che il robot, a una distanza di circa 15 metri da un eventuale ostacolo umano, si fermi. Importante dire che sono solo esclusivamente in grado di verificare che ci siano degli umani e non altri tipi di animali o veicoli. Quindi bisogna sempre essere presenti e fare attenzione che il robot non vada a sbattere contro dei veicoli, o se ci sono dei cani o degli animali, comunque bisogna fare attenzione. Quindi queste telecamere non servono per far vedere al robot dove va, dal momento che il movimento è gestito solo ed esclusivamente dal GPS, la cui antenna si trova accanto al girofaro. L'antenna invece che vedete dietro è l'antenna Wi-Fi che gli consente di connettersi con il cellulare. Quindi il nostro robot sostanzialmente si muove attraverso un GPS, ma è necessario, prima di iniziare a lavorare sulla parcella, di prendere attraverso un'antenna manuale GPS i limiti della parcella all'interno dei quali il robot può muoversi e dai quali non può uscire, e l'inizio e la fine dei filari, in modo tale che il robot possa entrare con precisione sul filare ed uscire con la stessa precisione. Come vi ho accennato, le ruote del Vitibot sono una indipendente dall'altra, dal momento che hanno ognuna un motore ad alimentarle. Questo fa in modo che possano assumere diverse configurazioni che consentono al Vitibot di muoversi sostanzialmente in 3 modi differenti. Un modo molto simile a quello di una vettura normale, che gli consente di girare verso destra e verso sinistra. Poi abbiamo una modalità che è chiamata modalità a granchio, che gli consente di spostarsi lateralmente come potete vedere, e una modalità che gli consente di girare su se stesso. La possibilità di muovere le ruote secondo veramente tantissime configurazioni fa in modo che il Vitibot abbia la possibilità di muoversi in degli spazi stretti, su qualunque tipo di terreno, e gli consente anche di aggirare eventuali ostacoli.
gli diamo il via. Oggi Bacus sta mappando la parcella e sta prendendo un punto ogni volta che tocca un piede con le intercept che sono montate al suo interno. La prossima volta vi farò vedere come funziona con gli attrezzi per la lavorazione del suolo montati sopra. Per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza, oltre alle già citate telecamere frontali, Bacus ha 6 bottoni d'arresto d'emergenza, dei paraurti sulle ruote che, se toccati, staccano il circuito elettrico e quindi il robot si ferma, un bottone d'arresto d'urgenza a distanza e, se la carrozzeria laterale viene colpita, il robot si ferma. Grazie per essere stati con noi, il video di oggi è terminato e ci rivedremo con Bacus per le lavorazioni del suolo. Come al solito, se avete delle domande, delle curiosità, non esitate a lasciare un commento e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!